Ah, le classifiche non contano niente, le classifiche sono tutte truccate. Beh, in realtà no, purtroppo, per fortuna le classifiche contano, e chi dice questo lo dice perché puntualmente in classifica non ci va mai, allora deve puntare il dito. Purtroppo, per fortuna, per i DJ le classifiche contano. L'abbiamo già detto, escono talmente così tanti dischi. Pensa un po' se dovessi trovarti in uno store con una lista di 5.000 nomi in ordine alfabetico. Non puoi. Le classifiche sono innanzitutto una prima selezione di base, questo dovrebbe essere lo scopo. Bisogna però prenderle con le molle ed entrare nel merito. Ti dico fin da subito. Lascia perdere l'autobuy per entrare in classifica. Un disco, se non viene supportato anche dai DJ che lo suonano, il suo essere in classifica non ti porta proprio niente. Non è che arriva quello, ah, sei primo in classifica, vieni, ti faccio suonare in tutti i festival più importanti del mondo. Non è evidentemente così che funziona. Per essere in classifica veramente devi essere supportato dai DJ. Poi qualcuno trova il disco in classifica e continua ad acquistarlo. E in questo modo funziona. Il fenomeno dell'autobuy è una delle cause che ha portato alla perdita di credibilità di Beatport, per esempio. E per dire, TrackSource adesso ha una reputazione migliore anche perché fa una maggiore selezione all'ingresso. Non viene pubblicato di tutto, di più, anche della roba piuttosto scadente. Alcune etichette adesso sono più predisposte a concentrarsi su TrackSource proprio per questo aspetto della credibilità. E in effetti, quando vai su TrackSource, trovi della roba interessante. Purtroppo, però, se fai EDM, non ti conviene puntare su TrackSource perché è molto più caratterizzata per la musica house, anzi di EDM non c'è praticamente niente. Se vuoi entrare in classifica c'è bisogno di una buona promozione, questo è evidente e ne parleremo anche meglio nel dettaglio. È difficile che la cosa possa partire spontaneamente nel contesto in cui siamo abituati, quindi impostare la propria promozione in base allo store scelto è un modo per poter riuscire a farsi strada. E questo vale anche per le etichette che adesso devono cercare di farsi largo con una promozione, con il supporto dei DJ e con delle uscite di qualità. Senza contenuto non può esserci risultato. Le formuline rapide, le scorciatoie, purtroppo portano risultati soltanto effimeri e non servono a niente. Bisogna lavorare duro, in maniera costante e consistente.